Yes, l'abbiamo riarrangiata, l'abbiamo buttata dentro. Quindi insomma, va bene, allora, con questa presentazione io non vedo l'ora di ascoltarla. Il Rebus. Accecato dal libeccio che sfarza arance mature, ne cogli il sangue, cogli un frutto sporco di sangue, le illusioni simili alle mie, la certezza in un posto forse peggiore. Stavi meglio aggrappato a una nuvola. E hai pagato per trovarti qui. Parti insultare, sfruttare, impangare da chi nel passato ha messo radici che non tengo più. Da padri partiti e trattati come te, che sai dir di no e difendi anche me. Dentro questo fottuto gennaio odio i vuoti, odio i vuoti di memoria. Vuoti a rendere il Rebus. Complimenti, che pezzone. Molto molto bello. Grazie, no, io volevo una cosa tecnica, sì, per gli ascoltatori tecnici. Non tutti i brani di questo disco sono in tre quarti. Ok. No, perché ho fatto gli unici due pezzi che hanno. Ok, preso... perfetto, quindi scuso, dici non sono tutti così. Non sono tutti così. No vabbè, insomma ne abbiamo ascoltati anche altri due. Quindi insomma è elevata quella parte lì. Senti, parliamo di live a questo punto. Sì, volentieri. So che possiamo vedervi il 1° maggio. Ci, esatto, dicevi a Milano a lunedì. No, a Cantù. All'1:35, scusami, circa di Cantù. Saremo noi in compagnia di altre 5 band, Scanza e Mazzagain. Che già questa cosa fa per meraviglioso. Sono dei malati di mente, le doppie viti. Ok. Dan Gallo,
Sì. E poi ci saranno anche... Adesso se non ti ricordi... Adesso se non mi ricordo è un casino. Okay. I Tirrindana. Ok. E i miei amici Colpi Repentini. Ah, che meraviglia. Che saranno da noi, tra l'altro, tra pochissimo. Tra qualche giorno sono già stati da noi, sono vecchi amici. Salutami. Di The Box. Salutami. Sfortunatamente devo dire che mi stanno simpatici. Ecco. Allora, parliamo... Ah, posso dire una cosa, scusa? Vai, di, questa di... serata qua sì? è organizzata da altre due radio. Ok. Che è Ciao Como e Never Was Radio, che ci siamo uniti per fare delle cose belle, si okay. spera. Va bene, se volete invitarci anche noi venite, di radio, perché, venite, no, perché no? Siamo una collaborazione tutti insieme. Tutta la vita proprio, quando vuoi. Allora, parliamo un pochino di live. Dicevi prima l'elettronica è entrata di prepotenza, dicevi prima, è entrata, no? Un po' di elettronica all'interno di questo, soprattutto del live. Ok. Perché il maestro Daniele Molteni sì? Usa dei suoni un po' particolari okay. sul disco. E quindi abbiamo fatto questa scelta di utilizzare delle sequenze durante il live, cosa che prima praticamente non facevamo più. Mm-hmm. E però abbiamo scelto di riarrangiarla in chiave un attimo elettronica. Infatti abbiamo preso Alessandro Erba, che ha lavorato con Nesli, certo. robe grosse eccetera, ha fatto Sanremo anche quest'anno, dello studio Six Sound di mm-hmm. Mariano Comense, e ci ha dato una mano a modificare le nostre parti di chitarra elettrica okay. con delle sonorità un po' strane. Le abbiamo fatte diventare dei synth e delle parti di drum machine eccetera. Quindi fatto insomma lavoro lì. Un bello spettacolo comunque da vedere. Dicevamo prima data sì. Disponibile il 1 maggio. Esatto. Ma può essere che ne salti dentro qualcun'altra. Assolutamente sì, no? Stiamo lavorando per delle cose all'Oibò a Milano. Ma poi vedrete. State che preparando l'estate. Soprattutto insomma. L'estate. Adesso faremo qualche cosa in acustico, probabilmente in Feltrinelli a Como sì. per la presentazione di un libro e appunto di questo disco. E niente, faremo anche un po' di set acustico, un po' di pronti, ma sì, ma no, ma adesso arriveranno. Per poi, insomma, voi adesso dite giustamente, non ci sono ancora, dove le troviamo? Vi do qualche contatto. Allora, facebook.com/irrebus, li trovate così su Facebook. Su Twitter è twitter.com/irrebusband. Irrebus Music invece su YouTube, su Instagram semplicemente Irrebus. E poi c'è il sito www.irrebus.it. Da lì arrivate poi ai vari canali, ovviamente. Esatto. Quindi, insomma, molto bene. Allora, io... Purtroppo ti devo già dire che è finito il nostro tempo. Veramente? Io sì. Ma sono così belli questi studi, tanto. Ma che belli. Però insomma, ovviamente ti invitiamo anche la prossima volta quando volete, magari anche con gli altri ragazzi. Ma no, ma lasciali dove sono. Va bene, se vuoi tornare anche solo tu, ci fa molto 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 piacere. Ma non sono delle belle persone. No. Insomma, ci fa piacere poi quando arrivano gli ospiti che sono anche simpatici. Io mi diverto tantissimo ancora di più. Perché sai, quando sanno fare musica ma poi non sono impettiti, questa è fantastica. Non ho capito cosa hai detto. No, che sei anche simpatico. Non che... ho capito cosa hai detto. Va bene, allora ci ascoltiamo per chiudere quello che non dico. Dicevi sì. un pezzone che spinge, quindi ve lo dovete ascoltare tutto. Sì, 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 così Finizione... capite anche un po' la linea che abbiamo. Quella un po' più spintarella arriva anche a queste cose qua. Bene, allora io Paolo ti ringrazio per essere stato con noi. Ovviamente quando vuoi passare a trovarci sei il benvenuto. Noi ci ascoltiamo in Rebus con quello che non dico, ovviamente. Rimanete con noi perché tra poco ci salutiamo e parliamo anche di aperitivo aziendale.